Champions Cup amatori, girone 1. Spettacolo e divertimento nella gara tra i Dogs e Real Pachuca, anche se probabilmente a essersi divertiti maggiormente sono stati i pacchetti offensivi di entrambe le compagini. Infatti, gli Dogs passeranno subito in vantaggio con Cocco e avverrà immediatamente la risposta da parte dei rossocrociati tramite un penalty calciato freddamente da parte del numero 10, Ammirevole. Da segnalare nel primo tempo un ritmo di intensità che va un po' a calare, nonostante qualche bella azione, tipo qua con Falqui che prova dalla distanza e viene bloccato da un difensore, e sulla ripartenza Mirevole andrà a cercare la doppietta personale con un altro tiro dalla distanza e si staglierà fuori di poco. Finale della prima frazione che vede protagonista ancora gli oroneri, qua con Corona che prova dalla distanza e viene negata la gioia del gol solamente dalla traversa, e l'ultima azione del primo tempo avrà ancora protagonisti i giocatori in maglia oronera tramite una conclusione dalla distanza da parte di Marras, il numero 30, che verrà lasciato un po' troppo solo da parte della retroguardia rossocrociata, e questa volta dovrà essere protagonista il portiere rossocrociato Muccione a compiere gli straordinari con questo grandissimo intervento. Primo tempo che finisce sull'1-1. Nella ripresa il Real Pachuca però non si dà assolutamente per vinto, provano subito un gran tiro, però è ancora più grande l'intervento di Tronci a salvare. Sulla conseguenza dell'angolo, qua avviene un errore sulla fase di impostazione da parte dei rossocrociati. Bravissimo Cocco a scambiare col compagno, servire al centro IBA che davanti a Muccione, anche grazie a una finta, porta il risultato sul 2-1. 2-1 che a breve diventerà col 3-1, con stavolta Falqui che azzecca perfettamente il numero, il tiro dalla distanza e lascia di sasso il portiere rossocrociato. La gara sembra che stia andando in una direzione di chiusura per gli Dogs, ma in realtà non è così, poiché poco dopo il Real Pachuca trova il 3-2 con Adrian, e poco dopo avverrà un evento che farà abbastanza discutere il corso della partita, la formazione di casa, poiché a seguito di una ripartenza nata da un fallo laterale, e gli Dogs troveranno il gol del 4-2 con il numero 7 Sassu, che però questo gol verrà prontamente annullato a causa di un fallo in attacco compiuto proprio dal numero 7. Giustamente il direttore di gara Noli annullerà il gol, e questa cosa non placherà le emozioni, poiché poco dopo arriverà il gol del pareggio del Real Pachuca, stavolta con Borrielli, e farà scattare una nuova scintilla negli Dogs, perché Angioni di prepotenza va a tirare dal limite dell'area, e un tiro a giro forte, magari non irresistibile, ma Muccione non riesce ad afferrare per tempo e rimane immobile. Muccione allora, per farsi perdonare, prova una punizione dalla distanza, imitando magari Vanja Milinkovic-Savic o, per i più esperti di calcio brasiliano, Rogerio Ceni. Palla che andrà fuori di pochissimo, e sull'azione successiva, incredibilmente, Tocco azzecca il movimento da parte del portiere Muccione, non posizionato benissimo, e praticamente dalla sua area di rigore metterà il gol del definitivo 5-3, che mette in saccoccia il risultato per gli Dogs, i quali conquistano i primi 3 punti stagionali e inizieranno a pensare all'incontro successivo contro il Realistica FC. Real Pachuca, che nonostante un ottimo lavoro sul piano offensivo, deve magari guardare ancora qualcosina dietro, però inizio è buono, e inizierà un altro esame settimana prossima contro il Bakukku.